Barrette energetiche, frutta, miele. Quando si parla di alimentazione, che cosa bisogna mangiare prima di allenarsi, ognuno ha da dire la sua. Aggiungerei anche forse giustamente, perché se uno si trova bene con una cosa, chi glielo fa fare di cambiare? Ora vi dico come la penso e cosa faccio io. Ho una vita normale come tanti di voi, quindi mangio, bevo, non fumo, però quando si tratta di allenamento, quando si tratta di mangiare prima di allenarsi, penso di essere un talebano. Prima regola, non mangio mai proteine prima di allenarmi, perché a parità di peso apportano meno energia e sono molto più lunghe da digerire. Seconda regola, se so che andrò a fare uno sforzo di endurance, quindi uno sforzo che dura tanto, un allenamento lungo, per esempio andare a correre, andare a sciare, andare a fare surf, allora cercherò di aumentare le quantità di cibo aumentando anche l'orario di assunzione. Facendo un esempio, se dovessi andare a correre alle ore 12, 3 ore prima, assumerei il cibo. Terza regola ovviamente è che cosa mangio io prima di allenarmi. Io mi trovo molto bene con la frutta secca e con il pane e marmellata. Ovviamente non è il metodo migliore, è il metodo con il quale io mi trovo bene. A volte però mi capita che mi devo allenare ma non sono riuscito a mangiare prima perché magari ero a lavorare, allora utilizzo questi gel energetici istantanei che li assumo proprio 5 minuti prima di allenarmi. Hanno il vantaggio che praticamente non devono essere digeriti e sono subito assimilabili. Anche se vi devo dire la verità, c'è stato un periodo nel quale mi allenavo la mattina presto, lo facevo a stomaco vuoto e sinceramente tutto questo calo di energia non lo sentivo. Forse per noi comuni mortali che non siamo degli atleti professionisti, forse la regola principale è quella di non commettere gli errori più grossi, tipo mangiarsi una bistecca prima di allenarsi. Io mi trovo molto bene a fare così. Poi chi ha studiato la biochimica della nutrizione, chi ha studiato la fisiologia, sa benissimo che questi sono i principi base per allenarsi. Quindi questo è il mio metodo di alimentazione prima di allenarmi. Fatemi sapere com'è il vostro.